In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa simpaticissima, bellissima, colorata sciarpa che ho chiamato sciarpa primavera. Per poterla realizzare ho utilizzato un solo gomitolo del filato tenue, scusatemi, era al contrario, dell'Adrian Wool, che è questo gomitolone da 200 metri, da 200 grammi, che misura 400 metri. Ho lavorato con i ferri del 6,5 e la sciarpa mi è venuta larga 30 cm e lunga 188 cm. Oltre, io ho utilizzato questo colore che è il numero 32 e che ha queste sfumature del rosa e del lilla e anche un po' del grigio, ma ci sono anche altri colori che trovate sempre sul mio sito, di cui in descrizione vi lascio il link. Voglio mostrarvene altri due che sono dei colori un po' particolari, in quanto abbiamo questo colore che ricorda il colore del ghiaccio e lo trovo anche questo molto bello per poter realizzare una sciarpa con questo punto, che comunque potete vedere è un punto raffinato. Quindi, utilizzando questo colore, la sciarpa, che può essere anche una stola perché comunque è bella grande, sarebbe perfetta per un outfit serale. Mentre se volete qualcosa di più colorato, vi consiglio questo giallo che con un po' anche dell'arancione all'interno è molto allegro, molto primaverile. È il motivo per cui ho chiamato questa sciarpa primavera, perché comunque il punto che ho scelto è forato, ma è anche se formato da cotone, è un cotone doppio, quindi un cotone caldo, ed è una sciarpa che si può indossare sia a fine primavera, scusa, sia fine inverno che per tutta la primavera. A fine inverno la potete indossare come lo sto indossando in questo momento io, oppure per la primavera, soltanto per, diciamo, proteggervi un po' il collo, lo potete indossare, scusa, si è girata in questa maniera, coprendovi anche un po' le spalle. Quindi, come potete vedere, si può anche indossare come una stola, proprio perché è una lavorazione che con un gomitolo veramente veramente grande, e se non la volete fare lunga come la mia ma più corta, non vi basta, non dovete fare altro che andare ad aumentare le maglie iniziali. Io ho montato 144 maglie e ho lavorato fino ad arrivare quindi a 188 cm. Voi potete montare 3 maglie o 6 maglie in più, perché il multiplo è multiplo di 3 più 2 di vivagno, ma questo lo spiego meglio nel video tutorial, e quindi potete montare delle maglie in più e la sciarpa vi verrà più corta, e quindi potrebbe fungervi più da stola per se volete sfruttare solo ed esclusivamente in primavera. Però io consiglio invece di farlo come ho fatto io, montare lo stesso numero di maglie e lavorare per tutto il gomitolone, in modo da poter sfruttare maggiormente questa sciarpa. Il punto che ho scelto, come vi ho detto, è un punto molto raffinato, è forato come vedete, ma non vi preoccupate, sono solo 4 giri che vanno sempre ripetuti e sono anche molto facili. Io nel video vi faccio vedere appunto come fare, e ho fatto anche le maglie a vivagno, un vivagno un po' particolare, diverso dal solito. So che molte di voi comunque usano questa tecnica del vivagno, però non so se quale delle varie usate, perché ce ne sono diverse, quindi io vi ho spiegato quella che solitamente uso io. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video tutorial, che spero sia il vestito a cui sto lavorando con il filato Alice. Sono un po' in ritardo perché sto facendo un punto chiuso per la parte sotto del vestito, quindi ci sto mettendo un po' più di tempo, e poi sono presa anche da altri vari progetti, però cercherò di farlo uscire entro fine settimana, spero. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa, io ho deciso di utilizzare il gomitolone dell'Adrian Wool Linea Tenue, che è questo gomitolone con 50%, scusatemi, 58% cotone e 42% acrilico. È un cotone doppio, quindi io lo definisco un cotone caldo perché va bene per le creazioni fine inverno-primavera. E come potete vedere da questa foto, qui c'è appunto una sciarpa realizzata. La realizzeremo anche noi, non con questo punto, con un altro punto che adesso vi farò vedere. Il colore che ho scelto io è il numero 32, ma che ha queste sfumature del rosa, del lilla, ma ce ne sono davvero anche altri colori che trovate sempre sul sito. Lavorerò con i ferri del numero 6 e mezzo, e io qui ho montato un campione con 14 maglie, ma la lavorazione vera e propria io monterò 44 maglie. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3, a cui poi vanno aggiunte 2 maglie che sono per il vivagno.
Quindi un multiplo di 3, se poi io poi alla fine vi dirò quanto mi è venuta lunga e se voi volete farla più larga e meno lunga andrete a mettere più maglie rispetto a me. Comunque, come vi ho detto, io nella lavorazione vera e propria andrò a montare 44 maglie, quindi un multiplo di 3 più 2 e anche in questo caso ho montato 14 maglie, quindi un multiplo di 2, scusate, un multiplo di 3 più 2 e possiamo andare a fare il nostro primo giro. Il nostro primo giro consiste nel realizzare tutte le maglie al rovescio, a parte la prima che, come vi ho detto, sarà di vivagno. Quindi passiamo la prima senza lavorarla, portiamo il filo sul davanti e andiamo a lavorare tutte le nostre maglie al rovescio, compresa anche l'ultima. Quindi il primo ferro andiamo a lavorare tutte le nostre maglie a rovescio in questa maniera. Quindi veramente molto semplice. Il primo giro vi consiglio naturalmente quando andrete a lavorare di mettere un marcatore in modo tale che ogni volta che ripetete dal primo giro spostate il marcatore. Quando avete concluso i 4 giri rispostate il marcatore ripetendo dal primo. Questo vi permetterà, perché giri da fare scusatemi sono 4, questo vi permetterà di non andare a sbagliare e di capire sempre a che punto della lavorazione siete. Quindi termino il primo giro facendo anche l'ultima maglia al rovescio. E adesso giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo ferro. Secondo ferro, come prima, la prima maglia la passo senza lavorarla, vado a fare la prima maglia, quindi questa è la vivagno, quindi vado a fare la prima maglia a diritto. Prendo 2 maglie insieme e le lavoro a diritto. Gettato e ricomincio da capo. Prima maglia a diritto. 2 maglie insieme a diritto, gettato, di nuovo una maglia a diritto, 2 maglie insieme a diritto e andiamo a fare il gettato. Questo bisogna fare per tutto il ferro. Terminiamo con una maglia a diritto, 2 maglie insieme a diritto. Il gettato però adesso sarà diverso perché noi l'ultima maglia la dobbiamo lavorare al rovescio, quindi faccio passare il filo sul davanti, lo faccio ripassare attorno al ferro per averlo sul davanti. Quindi ripeto, faccio passare il filo sul davanti, lo passo sul ferro e vado a fare la mia ultima maglia a rovescio, che è il nostro vivagno. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il terzo giro che è uguale al primo. Quindi passiamo la prima maglia senza lavorarla e poi andiamo a fare tutte le maglie al rovescio in questa maniera. Quindi tutte le maglie a rovescio. E continuiamo così, anche il gettato li lavoriamo tutti al rovescio, quindi vedete questo è il gettato e io lo lavoro al rovescio, maglia al rovescio, maglia al rovescio, di nuovo gettato al rovescio, maglia al rovescio, altra maglia al rovescio e terminiamo il ferro facendo l'ultima maglia al rovescio. Abbiamo così terminato anche il terzo giro e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro. Facciamo passare sempre la prima maglia senza lavorarla e andiamo a fare la prima maglia a diritto, gettato, 2 maglie insieme a diritto e si ricomincia da capo. Quindi una maglia a diritto, gettato, 2 maglie insieme a diritto, ancora una maglia a diritto, gettato, 2 maglie insieme a diritto. E questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Quindi andiamo a terminare il giro, andiamo a fare una maglia a diritto, gettato, 2 maglie insieme a diritto. E l'ultima maglia la facciamo a rovescio perché ripetiamo, questo è il nostro vivagno. E questi sono i 4 giri che dobbiamo andare a ripetere. Rifacciamolo dal nuovo dal primo giro, ve lo faccio rivedere. Quindi primo giro, passiamo la prima maglia senza lavorarla,
e lavoriamo tutte le maglie al rovescio per tutto il nostro ferro, quindi anche il gettato va lavorato al rovescio in questa maniera. I giri quindi da fare, scusatemi, i ferri da lavorare sono quindi 4 e continuiamo a lavorarlo in questa maniera il primo giro. Quindi si termina facendo sempre una maglia a rovescio. Quindi ricordate, quando andate a lavorare il vivagno, quando iniziate il ferro, la maglia non la lavorate. Quando finite, quindi siete l'ultima maglia del ferro, dovete lavorarla a rovescio. La lavorazione che andremo a fare è una lavorazione quindi forata. Nel campioncino non si vede benissimo, però ecco, se l'allargo adesso si vede, verrà fuori questa lavorazione forata con questi forellini alternati, che è molto carina, particolare per la nostra appunto sciarpa, che è una sciarpa primaverile, quindi è per questo che l'ho voluta fare comunque un po' aperta, in modo tale da sfruttarla a fine inverno e in primavera. Detto ciò, io adesso, come ho detto, lavorerò montando 44 catenelle, che dovrebbero essere circa 30 cm se ho fatto bene il campione, e poi andrò a lavorare per tutta la lunghezza, ossia finendo tutto il mio gomitolone. Vi dirò quindi quanto mi è venuta lunga la sciarpa e deciderò alla fine se fare anche le frange. Ne dubito, perché poi mi danno sempre un po' fastidio quando c'è, soprattutto quando c'è vento, però vediamo un po', soprattutto con la lavorazione, come viene la sciarpa, e quindi in quel caso deciderò se fare anche le frange oppure no. Ho terminato di lavorare la mia sciarpa. Come larghezza, come vi ho detto, siamo sui 30 cm, mentre come lunghezza ho lavorato tutto il gomitolone e mi è uscita lunga circa 188 cm. Ho chiuso le maglie sul rovescio, quindi quando ho fatto il giro al rovescio, l'ultimo giro al rovescio, sono andata a chiudere le maglie. Questa quindi è la nostra sciarpa finita. Non metterò le frange perché, come vi ho detto, ho comunque usato tutto il gomitolone, però voglio farvi vedere bene tutto le sfumature di questa bellissima sciarpa. Quindi la nostra sciarpa è terminata.